Con Francesco Flacchi parliamo inizialmente di attaccanti e partiamo da uno della Sampdoria, Icardi, andrà all'Inter. Secondo te è pronto per vestire la maglia nerazzurra oppure l'avresti visto meglio un altro anno alla Sampdoria? Ma sai, ora un po' il calcio è cambiato, i giovani approdano subito alle squadre perché si è un po' evoluto, giocano tanti giovani e quindi se è da Inter è giusto che vada all'Inter. Secondo te è da Inter? Ma quest'anno l'ha dimostrato, però nel calcio bisogna avere un attimo un po' di pazienza per vedere se dopo il primo anno non è facile giudicare un giocatore, secondo me bisogna aspettare dopo il secondo per giudicare un giocatore se è da grande squadra o sia bravo. Tempo fa hai detto che in qualcosa può assomigliarti, Cardi, in particolare in che cosa? No, forse ho giudicato un po' presto perché lui è più fisicamente grosso. Lì per lì non me ne sono reso conto, poi sono stato a Bogliasco, l'ho visto anche di persona, quindi fisicamente siamo un po' diversi, però è bravo, poi sicuramente è giovane, ha 20 anni, quindi avrà tutto il tempo per crescere, per migliorare e speriamo che faccia una bella carriera. Hai dato qualche suggerimento o no? No, gli ho detto che esulta come me, quindi va bene. Senti, parlando invece per un attimo anche degli altri giocatori interessanti, la Sampdoria si sono messi in luce quest'anno Kristicic e Obiang, anche per loro prevedi, insomma, un futuro importante? Sicuramente sì, mi piacciono molto. Obiang è già un paio d'anni, sta facendo bene anche nel campionato di Serie B, ha fatto molto bene. Kristicic, penso che abbia sorpreso tutti. Mi piace tantissimo perché è un giocatore umile, un giocatore bravo e quindi ho letto che lo vuole la Fiorentina e che venga perché è un ragazzo molto, molto interessante. Parlando invece degli altri attaccanti del campionato italiano, se dovesse partire Cavani, secondo te come potrebbe sostituirlo il Napoli? Questo è un problema. È un po' difficile sostituire Cavani, è un giocatore, penso in questo momento sia l'attaccante più forte che c'è in Italia e in Europa, un giocatore determinante, un giocatore con una media di 20 reti l'anno, quindi sarà un problema sostituirlo. Però io penso che con i soldi della vendita di Cavani, un grande giocatore penso che lo possa anche portare il Napoli. Ora non so chi, però qualcheduno di importante arriverà, anche se sostituire Cavani sarà difficile. Di Muriel invece quest'anno ti è piaciuto, è cresciuto particolarmente, secondo te è pronto anche per una grande squadra all'estero, si parla dell'Atletico Madrid. Ma questo non lo so, non è che abbia giocato con continuità, ha avuto problemi fisici, però quando è entrato e quando ha giocato ha fatto bene. Ora non so se sia da grande squadra, io penso che l'Udinese se preferisce il campionato italiano è giusto che continui a giocare nel campionato italiano, mi sembra che anche se vada in una grande squadra sia di blasone così importante come l'Udinese nel campionato italiano, quindi l'italiano, il campionato italiano è una bella vetrina, quindi penso che se un altro anno ci possa ancora stare, sicuramente. Un altro giocatore che ha militato nell'Udinese potrebbe invece tornare al campionato italiano, sto parlando di Alexis Sanchez, anche la Juve lo sta cercando, ma non solo la Juventus, ci sono anche altri club italiani che lo inseguono. Secondo te ha fallito nel Barcellona? No, non ha fallito. Sicuramente giocare in quello squadrone, anzi. È bellissimo per lui perché chi è che non vorrebbe giocare nel Barcellona? Messi, Iniesta, Xavi. Io penso non abbia fallito per niente, anzi, quando l'ha visto ha fatto buone partite, ha fatto dei gol, quindi per me non ha fallito. Se dovesse ritornare in Italia, approda alla Juve, quindi non è che vada a giocare in un'altra squadra minore, è sempre una squadra di grande livello e quindi sarà un giocatore importante perché se lo prende la Juve in quel ruolo farà molto male perché gioca con le sue caratteristiche, quindi può risaltare tutto il suo repertorio. Quindi potrebbe essere l'ideale per la Juventus, secondo te? Sicuramente farebbe comodo a tante squadre, nel senso, non solo alla Juventus, perché a me è un giocatore che mi piace, quindi speriamo di no, perché se no si rafforza solo la Juventus. Tornando a Sampdoria Fiorentina, sono le tue due ex squadre, per chi farà il tifo? Ma se ti do della verità, direi che
farebbe piacere che finisse in pareggio, anche se poi alla fine il pareggio può servire più alla Sampdoria che alla Fiorentina, perché la Fiorentina deve centrare un obiettivo importante che è la Champions League. La Sampdoria bene o male quasi salva, gli mancano questi piccoli punticini per arrivare alla matematica salvezza. Se devo fare il tifo, faccio il tifo più per la Fiorentina, perché ha bisogno dei punti. La Sampdoria ormai non deve chiedere più niente al campionato, solo per stima e perché tifo Fiorentina. Se doveva servire alla Sampdoria, tifavo per la Sampdoria. Delio Rossi comunque ha rispettato le attese, le tue attese, facevi molto affidamento su di lui come tecnico della Sampdoria per toglierla dalle cattive acque. Sì, per me la Sampdoria ha fatto l'acquisto, il giocatore più importante secondo me è stato lui, perché è arrivato, ha dato compattezza alla squadra, motivazione, concentrazione, è una squadra senza mancare di rispetto a Ferrara, tutta diversa, nel senso è un allenatore che ha navigato, che è abituato in queste situazioni qui, anche nel subentrare a metà anno lui è stato sempre bravo a rimettere la squadra a posto e ci è riuscito, e sicuramente per il prossimo anno sarà un punto di partenza.